Benvenuti e bentornati su Strategia IT. Oggi siamo in compagnia di Andrea Saltarello che salutiamo. Ciao Andrea. Ciao a tutti, ciao 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 ragazzi. Allora, Andrea, perché sei qui? Perché hai alle spalle una lunga esperienza come CTO e una vita imprenditoriale che ne ha viste di cotte e di crude. Sei nella tua sede o a casa tua, probabilmente a Milano. E quindi se ci fai un attimo una panoramica, chi sei, di cosa ti occupi e come si chiama la tua azienda, come è organizzata, insomma, un po' cosa fate. Ok, sì. Allora, sì, io sono a casa mia. Sono a casa mia che è parte della sede della mia azienda. La mia azienda si chiama Managed Designs, esiste dal 2004, quindi abbiamo 16 anni e mezzo di vita perché da aprile del 2004 siamo nella fase, per questo dico che sono in una parte a sede della mia azienda, nella quale ci stiamo trasformando, l'abbiamo avviato in un'azienda pienamente remota. Ognuno lavora da casa propria. Abbiamo una postazione presso un coworking per poter usare la sala riunioni all'occorrenza, incontrare clienti, incontrarci tra di noi. È Milano, è casa mia, è parte della sede dell'azienda. Senti una cosa, Andrea, siccome questo processo di remote working che è interessante e che se qualcuno ritroverà questo audio fra 100 anni sappia che c'è stata una pandemia, siamo reduci da questo. Per quello il remote working se ne sta parlando molto e c'è un modo di reinventarsi, cogliamo la palla al balzo. Però l'azienda in questi 15 anni, facendo un attimo un po' una storia di come si è evoluta, cosa fate? Che tipo di clienti avete? Che mission? Quali scelte strategiche avete preso in questi anni per essere quello che oggi siete diventati? Allora, vediamo dal punto di vista strategico. Dal punto di vista strategico le scelte sono state quelle di, innanzitutto, essere un partner, e non di quelli che contrattualmente sono i nostri clienti e per i quali contrattualmente siamo dei fornitori, ma per chi è agilista sappiamo che la burocrazia è un dettaglio, no? Quindi è collaboration over bla 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 bla. Quindi questa è la prima scelta strategica, quella di impostare un rapporto di reale partnership con i clienti, aiutandoli sia a fare reale innovazione, cioè io penso a tutto quello che sente dire adesso, trasformazione digitale, tutti questi paroloni, e dico, beh, diamine, è quello che noi stiamo provando a fare sin dall'inizio, aiutare i nostri clienti a sfruttare la tecnologia per migliorare la qualità del loro lavoro e del loro risultato. Questo è il Secondo punto. te, chi ha ricevuto il messaggio era un po' sordo oppure noi non abbiamo fatto sentire bene la nostra voce? Se solo nel momento di crisi, diciamo così, affiora un po' questo termine, prima Industria 4.0, prima ancora un altro termine. Io penso, beh, allora, innanzitutto ricordiamoci che possiamo provare a fare un discorso su scala nazionale, ok, o su una scala più ampia. Cominciamo quantomeno la scala nazionale. Se guardo l'Italia, ahinoi, non ha mai visto, non ha mai guardato all'IT come un'opportunità o un asset o qualcosa di importante, ma più che altro come qualcosa di obbligato, ok? Tant'è vero che vediamo il ritardo che abbiamo sul fronte di alcune tipologie di infrastrutture, la banda larga e quant'altro. Storicamente abbiamo, e io abito in una città, Milano, che è un felicissimo caso a parte, perché io ebbi fibra ottica 10 megabit full duplex a casa a luglio del 2001, capiamoci. Quindi io la fibra ottica a casa a luglio del 2001. Grazie all'uscita del manifesto agile, forse, no, scherzo. Grazie. Però, per esempio, se guardiamo alla vicenda di Fastweb, a quello che è avvenuto, capiamo come ci siamo arrivati, cioè quell'elemento di innovazione ha vissuto davvero vita dura in Italia, perché ricordiamoci che Fastweb, in realtà, l'azienda che posava la fibra Metro Web,
era al 60%, 55-60% ricordo, posseduta dall'azienda elettrica milanese. E a un certo punto il possesso di quelle quote, cioè il controllo di una rete metropolitana in fibra ottica, fu considerato non strategico dal comune di Milano di allora. Quelle quote vennero cedute a un fondo di investimento inglese, salvo poi qualche anno fa averle ricomprate con grande sovrapprezzo tramite Cassa Depositi e Prestiti, e ora è quello che con le varie Open Fiber e quello che FiberCop che sta per nascere si sta usando, cioè per Visione ricostruire. lungimirante, insomma. Esattamente, cioè questo fa quando tu dici, vabbè, ma abbiamo una rete in fibra ottica, beh, ma chi se ne frega, vendiamola e monetizziamola, salvo poi ricomprarla con sovrapprezzo, boh, 6 anni dopo, 7 anni dopo. Secondo me questa è una bella fotografia di un pattern, La no? sconfitta del qui e ora, insomma. Ok, all'interno di un sistema che non riconosce alla tecnologia una dignità propria, perché tutto quello che gli si può chiedere, gli si deve chiedere, è risparmiare, quindi non c'è l'idea dell'investimento, di certo chi invece vive la tecnologia in un altro modo, come un'opportunità, rischia di non avere una vita facile. No? Allora si tratta di riuscire a focalizzarsi, a posizionarsi su quelle parti che in quel momento sono più difficilmente commoditizzabili. Come si fa a non rischiare quindi di cadere nel fare prodotti o servizi che non diventino proprio una commodity? O se hai degli esempi di cose che hai visto diventare delle commodity senza... Diciamo che più il tuo modo di pensare una soluzione è totalmente basato sulla tecnologia, più è commoditizzabile, perché non ci stai mettendo quel valore aggiunto. È i famosi tool di sviluppo a drag and drop, ok? Quando è tutto fatto di fatto dalla tecnologia e c'è poco valore aggiunto umano, allora quello è commoditizzabile. Diverso è quando, se penso a qualcosa che faccio adesso, io come secondo lavoro insegno per il Politecnico di Milano, nei master dedicati a Big Data, intelligenza artificiale e quant'altro. Per esempio, l'apporto umano che viene appunto, diciamo, che deriva dal tagging dei dati che l'essere umano fa, il data scientist, è enorme. Per intenderci, noi siamo pieni di sistemi AutoML, ai quali tu dai in pasto il dataset e possono da soli cercare pattern, fare pattern matching e creare il modello automagicamente. Però tu puoi viverla così. E allora AI la può fare chiunque. E poi invece ci sono progetti che sono poi quelli a valore aggiunto più elevato, dove se non c'è i data scientist che sanno prendere quei dati e comprendere per esperienza, per intuito, cosa togliere, cosa è preponderante rispetto all'altro, cioè dare dei pesi alle cose, il risultato del progetto è diverso. Quindi questo è un esempio di qualcosa che oggi non è ancora commoditizzabile. L'industria proverà sempre a commoditizzare a partire dai vendor, perché i vendor vendono tecnologia, non soluzioni. Perché diciamo che il territorio, che siamo sul territorio nazionale italiano, ci sono gli SV, ci sono i system integrator, e tu stai dicendo, oltre alla tecnologia o a rivendere tecnologia, aggiungiamo qualcosa, che stai parlando di consulenza, stai parlando di formazione, stai parlando di competenza. Esatto, cioè per intenderci, noi come azienda realizziamo progetti per i nostri clienti, non abbiamo prodotti, noi abbiamo clienti che hanno dei problemi di processo, devono costruire una soluzione, un'applicazione, un sistema che permetta di automatizzare o gestire un tale processo, e sostanzialmente noi end-to-end lo realizziamo. Questa è una delle cose che facciamo. Quindi in questo caso siamo una, chiamiamola software house, oppure
facciamo consulenza, aiutiamo il cliente a risolvere problemi specifici. Per esempio, in questo momento incontriamo tantissimi clienti che vogliono essere accompagnati in un percorso verso il cloud, oppure facciamo formazione. Attenzione, noi facciamo consulenza e formazione esclusivamente relativamente a tematiche che abbiamo incontrato sui progetti sui quali abbiamo lavorato, nei progetti sui quali abbiamo lavorato operativamente. Quindi per noi anche la formazione, ti racconto CQRS o Angular, perché infatti sì. Su questo punto, Andrea, ragionavo l'altro giorno, che ovviamente è un ragionamento forse banale, però c'è una relazione tra formazione e consulenza, che è un po' la formazione con la tua esperienza, dove sei sicuro che puoi affiancarti, e anche la gestione e l'assistenza. C'è una relazione diversa. La gestione è come se mi prendo io tutta la responsabilità oltre che intervenire, e la consulenza è come dire: guarda, questi sono i concetti base, a formazione ti posso anche trasferire queste informazioni, però su questo invece sono convinto che ti posso essere un partner strategico. Sì, certo. Ma prima che mi rispondi, ti dicevo, non è piuttosto rischioso non avere prodotti e concentrarsi, soprattutto in questi periodi, sulla consulenza formazione? Potrebbero bloccarsi alcune commesse, o a babbo morto le facciamo più avanti? È molto rischioso. È rischioso non avere prodotti, tanto per fare nomi. Ci sono stati momenti nei quali ho profondamente invidiato l'azienda di fatture in cloud, perché lì ci sono delle subscription, i soldi o li hai già presi, perché le subscription sono annuali, e quindi anche se i tuoi clienti non fatturano, tu hai già incassato, continuerai a incassare. Quindi sì, non avere prodotti. Andrea, ti dico che la cosa che fa ridere è che noi costruiamo software per gli altri, è come se avessimo fatto i software per gli altri e non avessimo fatto un software per noi, per salvaguardarci nei momenti di difficoltà. Allora, la realtà qui è strategica, nel senso che io credo nell'imprinting. Io fui molto colpito dal racconto della lontra di Conrad Lorenz. Ricordiamolo brevemente per chi non l'avesse letto. No, certo. In realtà è un libro nel quale si parla del fenomeno dell'imprinting, quindi il cucciolo che, ultra semplificando, dice mamma al primo individuo che vede, che lo accudisce. Faccio questa analogia per dire che se il nostro mercato ci ha messo nella casellina del partner, essere anche nella casellina del produttore rischia, per esempio, di inimicarci i nostri clienti dello stesso settore, perché ti vedrebbero come un concorrente. C'è anche un conflitto di interesse, poi. No? Esatto, esattamente questa cosa qui, no? Quindi noi abbiamo sempre provato ad evitare questa cosa. Cioè, voi dite: noi siamo indipendenti. Esatto. Dovessimo mai voler realizzare un prodotto, per esempio, lo faremmo con un'azienda terza, cioè probabilmente creeremmo un'altra azienda che realizza quel prodotto, probabilmente comprando dall'azienda attuale il servizio di sviluppo, e quindi garantendo che Managed Designs rimanga neutrale dal punto di vista del mercato finale. Quindi sì, è stato un problema. Non tanto marzo, ma aprile è stato un mese orrendo, nel senso che marzo, vabbè, ma a marzo abbiamo finito anche di fatturare, noi siamo stati in lockdown 3 mesi, marzo, aprile, maggio, in Italia. A marzo, va bene, fatturi anche cose che hai finito a febbraio, quindi hai un po' di inerzia che ti aiuta. Aprile è stato un grande problema, ma anche perché ad aprile effettivamente era ultimato, a marzo era ultimato dei progetti, quelli che dovevano partire dopo non potevano partire perché anche i clienti erano in lockdown. Aprile è stata la tempesta perfetta, non ho alcuna difficoltà a dirlo. A quel punto ti fai delle domande e dici: ok, che scelte faccio
nell'ottica di far sì che se questo deve essere il new normal o qualcosa del genere, non sia un problema. E da lì, cioè, è partito un altro film. E poi considera che molte volte le aziende dicono: ah, voi siete fortunati, siete aziende tecnologiche, come se l'azienda tecnologica non vivesse del tessuto imprenditoriale attorno. Voi vi siete riuniti internamente, come siete guardati all'esterno, cosa avete pensato di fare, di mettere in campo? Io mi sono sempre guardato all'esterno e incito sempre tutti a guardare all'esterno perché credo che guardarsi attorno sia fonte di grande ispirazione. Punto. Per esempio, nello specifico, la scelta che abbiamo fatto è stata quella di diventare un'azienda pienamente remota. Abbiamo chiuso definitivamente la sede. In la nostra amatissima sede in via Torino, però non dicendo beh, ma è una questione di costi, perché non è una questione di tagliare i costi, bensì di dire come rendo questa cosa un'opportunità. Per esempio, io ero stato molto colpito durante la prima parte del lockdown da un post di una persona che conosco che lavora per WordPress, l'azienda che realizza WordPress, Automatic. Automatic. Matt Mullenweg, no, è il No, sito no. di qualcuno. Guarda, è una cara amica che conosco da tanti anni, si chiama Erin Casali, italiana, che come tanti, come te, la fuga dei cervelli, no? Si dice così. E siccome è una persona che conosco da 20 5 anni, qualcosa del genere, alla quale riconosco una serie di capacità, anche una sensibilità fuori dal comune, su Facebook postò il risultato di una survey interna, ergonomici che automatic, stiamo parlando di un'azienda di oltre 1.000 persone, nella quale lei diceva che il mood misurato all'interno dell'azienda era molto basso e anche il livello di efficienza si era abbassato e questa cosa l'aveva colpita perché in fondo loro erano abituati a essere un'azienda remota, quindi in teoria non avrebbero dovuto cambiare nulla. Questo mi ha fatto fare tutta una serie di riflessioni perché nella mia testa l'idea dell'essere pienamente remoto ronzava da anni. Quando dico da anni, intendo dire che è dal 2009 che noi avevamo una policy per poter lavorare da remoto. Quindi chiunque, io per primo, avremmo potuto lavorare da casa, tanto per fare al netto delle consulenze presso cliente, d'accordo? Perché tanto alla fin fine, se devi fare una commit di codice, basta una connessione, no? Però io andavo in ufficio e andavo in ufficio perché comunque il vantaggio competitivo che mi dava lo sviluppare rapporti interpersonali in prima per de visu e la chiacchiera al caffè, anche del progetto, faceva sì che quasi nessuno volesse rinunciare al vantaggio competitivo, quasi nessuno valuta che noi storicamente. Sì, non mettevamo insomma in discussione che dovessimo andare in ufficio, insomma. Sì, ok, ma non solo non lo mettevamo in discussione, ma tutto sommato ne percepivamo un vantaggio. Cioè, l'unico vero vantaggio di stare a casa era la logistica, perché per il resto il rapporto che sviluppavi con gli altri colleghi era di fatto più strutturato, più approfondito. E quindi io mi sono detto, beh, Andrea, continuare ad avere una policy che permette e basta. Non servirà a niente. Allora, approfitta di questo scenario che ti si prospetta, quello di un lavoro remoto forzato per mesi, per dire questo è il momento per diventare pienamente remoti, disinnescare quel vantaggio competitivo perché una sede vera, centrale, non ci sarà più e impara ad avere una offerta anche nell'ottica dell'essere remoti, un'offerta per esempio di formazione. Abbiamo ristrutturato totalmente la nostra offerta di formazione, per ora è una cosa che sanno soltanto i nostri clienti, ma che da qui a un mese. Com'era erogata prima la formazione e adesso come avevate pensato di... Allora, prima era
prettamente custom ed on-site presso il cliente, mentre diventerà assolutamente non custom e per default online. Ok, quindi come siamo io e te in questo momento? Con una opzione per l'on-site che sostanzialmente sarà. Quindi separiamo le due cose. Sì, un attimo che ti interrompo, perché tu hai detto una cosa interessante, cioè hai detto la formazione, la consulenza, cioè prima dicevamo la differenza tra formazione e consulenza. La formazione custom, diciamo così, è quasi consulenza. Quindi togliendo la componente custom diventa to cure formazione. In realtà no. Il punto è che sì, cioè concordo sulla prima parte della tua affermazione, cioè nella formazione custom c'è una quota di consulenza che deriva, che è quella che compri nel momento in cui vuoi arrivare ad avere l'agenda custom. Ok. Okay. Ma nella mia esperienza, in realtà, spesso quella è una fase ad alto tasso d'errore, perché siccome la tua controparte, il cliente, non ha comprensione di quella tecnologia o di quella metodologia, per esempio noi facciamo anche tanta formazione sulla parte di domain driven design e derivati, quindi CQRS per intenderci o event sourcing. Quando la tua controparte ha poca dimestichezza, perché altrimenti se avesse piena dimestichezza non ti chiederebbe formazione. Poi in realtà questa cosa non è come la vedo io, occhio, perché per esempio io, che è stato ormai 4-5 anni fa, volevo un corso internamente di event sourcing e non mi sono fatto problemi a chiamare Andrea Balducci, quindi è assolutamente capace. Non volevo essere io in azienda quello che faceva formazione interna ad alcune persone su quella... Su quella parte ho voluto che entrasse un punto di vista differente e mi sono seguito il corso anch'io. Quindi, ma se torno al discorso di quando il cliente invece non ha dimestichezza, lui rischia di darti delle informazioni sbagliate e di percepire male la propria esigenza. Quindi sì, c'è una quota di consulenza che è quella che porta a comprendere l'agenda, ma un'agenda che ha molta probabilità di non essere l'agenda ottimale per l'esigenza del cliente. Quindi anche una formazione per descrivere meglio il problema, per averne consapevolezza. Quindi quello che noi abbiamo creato, a questo punto è una piccola proposta di formazione, abbiamo 5 corsi, ok? Non so neanche nominarli perché non è mia intenzione fare pubblicità, ok? Però il punto, ne nomino uno per fare un esempio, ok? Uno sarà Azure for Web Developers. Ricordiamo che per chi nel business non usa la piattaforma Microsoft Cloud, si chiama Azure. Azure, esatto. Ok, allora nel grande mondo del cloud, faccio full disclosure, noi usiamo AWS ed Azure, quindi le cloud di Amazon e di Microsoft. Non abbiamo alcuna esperienza di progetto, per esempio, su Google Cloud, quindi sarei io per primo a rifiutare una richiesta di ingaggio, certo, su quel fronte, anche di sviluppo, perché direi non possiamo darti valore aggiunto. Anche perché diciamo che le due piattaforme più utilizzate del cloud ad oggi, nel 2020, sono Amazon e Azure. Ma assolutamente, assolutamente. Però il punto è che siccome noi non siamo interessati a contesti nei quali non diamo valore aggiunto, certo, proprio perché parte la nostra strategia, e torniamo al discorso di prima, come faccio come piccolo a rimanere appetibile, cercato, a pseudo garantirmi, per quanto si possa garantire un futuro, ok? Facendo percepire al mio cliente che ho sempre fornito valore aggiunto. Quindi se torniamo per esempio alla formazione, è dire, ok, Azure for Web Developers, non l'abbiamo ancora pronto, ma realizzeremo un analogo AWS, quindi a cloud di Amazon, for Web Developers. Significa che noi abbiamo questo corso assolutamente standard di 2 giorni, dove tu cliente sei
hai la responsabilità di mettere in aula da me, con la persona che lo tiene, ok? Persone che siano già dei web developer, cioè noi non spiegheremo Node.js, ASP.NET Core, niente, ok, PHP, ma faremo vedere, cioè noi, diciamo, in questi 2 giorni siamo convinti della nostra esperienza di aver concentrato gli argomenti più importanti, compatibili con 16 ore di erogazione, in realtà 14, 7 più 7, 7 ore al giorno, nell'ottica di prendere i tuoi sviluppatori web e istruirli al valore che una public cloud può dare loro. E su questo non transigiamo, noi sviluppiamo in cloud da 10 anni, poco meno, 2012-2013, è lì che abbiamo iniziato. Abbiamo un'idea chiara di cosa secondo noi serve, qual è il modo migliore per usare 14 ore della vita di un dev per introdurre uno sviluppatore web al tema cloud. Cosa vuol dire una piattaforma elastica? Cosa cambia rispetto a un hypervisor intelligente come potrebbe essere VMware Infrastructure e quant'altro? Quindi il primo step che avete fatto per essere full remote, avete rivisto l'offerta della formazione e avete creato queste 2 giornate di full immersion sotto forma di corso. Esattamente. Ti ho fatto l'esempio di uno, ne abbiamo cinque e adesso pian piano stiamo creando ulteriore pacchettizzazione. Stiamo strutturando un'offerta su Managed Services, Managed Operation. Che dì pure cos'è, se qualcuno non Ok? dovrebbe Cioè, sapere. l'idea che la gestione ordinaria della tua infrastruttura cloud la facciamo noi. Ok. Questa è una parte che è qualcosa che già facciamo per alcuni Quindi di nostri fatto clienti. questo è essere un system integrator, no? Agli occhi. In realtà no, nel senso che noi agiremmo da system integrator nel momento in cui ti realizzassimo la soluzione. Aspetta, una cosa volevo dire, Andrea, non vorrei che no, non dobbiamo dare per forza delle definizioni, però è come io sto parlando come se fossi il cliente, ti dico, quindi siete dei system integrator? Ok, va bene, adesso ho capito il senso della domanda. Diciamo che noi possiamo anche agire da system integrator. In questo caso stiamo definendo un ruolo molto preciso che è quello del tu hai già la tua soluzione, tu magari hai già i tuoi sistemi, hai il tuo database che è stato messo in cloud perché ti dà un livello di servizio più elevato di quello che potresti mantenere. Ok, hai bisogno di qualcuno che ti faccia il monitoring, che ti gestisca i backup. Tu non vuoi sapere neanche qual è la policy di backup, oppure ne parliamo assieme e te la implemento io e tu puoi dormire tranquillo che venga effettuata. Scala questa cosa dal suo database ai tuoi dati, file su uno storage in cloud, alle tue applicazioni e quant'altro. Quindi in questo caso noi come Managed Services, Managed Operation gestiamo qualcosa che esiste già. Stiamo strutturando una offerta. Questa è qualcosa che ben si concilia con la natura remota perché la cloud è remota per definizione. Certo, è bello questa associazione che dici, se divento remoto e incomincio a usare e remotizzare anche i miei servizi, i miei prodotti e qualsiasi cosa. Esattamente, cioè l'idea di remotizzazione, perché sai, la remotizzazione nella media viene vissuta dalle persone come un vantaggio logistico, meno commute, meno tempo sui mezzi e per le aziende un costo inferiore, sede più piccola o magari non ce l'ho neanche. Vabbè, tutto qui non può essere. Quasi remote native, no? Esatto, beh, guarda, questa è bellissima, esatto, è un remoto nativo, come se il mondo fosse già tutto remoto e quindi la legacy una volta ci impiegavamo un'ora ad arrivare in ufficio, un'ora e mezza e altrettanto a tornare non inquinasse più i nostri pensieri. I Ecco, nonni stiamo. racconteranno ai propri nipotini. Esatto.
Esatto, quindi stiamo provando a diventare nativi remoti. Una cosa mi ha fatto pensare, io prima di chiamarti qui, che era doveroso perché ti conosco da una vita e so che sei una persona veramente interessante, vedevo la tua azienda come .NET Microsoft, no? Quindi Sì. adesso qui vedo anche un'altra big corporation come Amazon. Sì. E la cosa che mi ha fatto pensare, sentendoti anche in altri interventi, è che tu mi hai fatto scattare quella riflessione che noi quando realizziamo qualcosa siamo indipendenti, come ci tenevi a quell'indipendenza, perché altrimenti perché studiamo tanto, siamo dei knowledge worker, perché vogliamo essere al di sopra delle parti, anche se siamo poi costretti a verticalizzarci su un fronte, che quando prendiamo una decisione non possiamo prenderla pensando a una sola big corporation. Perché le regole del gioco nel nostro settore le fanno diverse realtà. Quando ti rendi conto che le aziende, tu sei Microsoft partner, ma dici, ma tanti adottano Amazon che risolve le stesse problematiche con altre soluzioni, io devo vedere come l'ecosistema è mappato e devo in qualche modo sapere che una decisione, un'altra big corporation me la potrebbe ostacolare, o devo essere una specie di funambolo, devo cercare di trovare un equilibrio e capire che una big corporation mi potrebbe in qualche modo ostacolare per la scelta tecnologica in una direzione e io devo essere flessibile. Sì, mi collego a quello che hai detto, che condivido, e proseguo, Vai. collegandomi al discorso dell'osservazione come frutto di ispirazione. Se io mi guardo attorno, okay, vedo che nella vita quotidiana noi siamo abituati all'idea di disporre di strumenti tecnologici eterogenei e di usarli perché meglio si prestano ad alcuni scenari. Pensa banalmente allo scooter e l'automobile o ai differenti tipi di fornelli della cucina o a induzione, ecco la fiamma, o a differenti tipologie di motore di un'automobile. Togli anche il discorso elettrico, togliamolo per un attimo, rimaniamo per semplificare su benzina e diesel. È una vita che la gente di commercio prende il diesel perché il diesel, il motore diesel, avendo un rendimento superiore, se tu fai tanti chilometri su percorrenze lunghe, perché su percorrenze brevi no, hai un vantaggio. Questa è una cosa che siamo abituati a fare dappertutto, tranne che nell'IT, dove, se ci pensi, diciamo che o Node.js è meglio, .NET schifo, oppure viva .NET, PHP schifo. Quello solo in erba, forse in erba. Allora, ma sai che io invece vedo ancora tanta tifoseria quando invece le tecnologie diverse, cioè io facciamo un esempio proprio concreto, rimanendo sul mondo cloud. Okay? Sul mondo cloud in questo momento c'è una grande tendenza che è quello di dire: ma chi se ne frega, tanto metto Docker dappertutto e appiattisci tutto al dove metto le mie immagini Docker, dove metto i miei container, buttando via le specificità delle singole piattaforme. Ed è vero che da un certo punto di vista lo fai perché così non subisci il lock-in. Che a me sembra tanto quello che ho visto avvenire negli anni 90, dove si scriveva ANSI SQL nelle applicazioni e non PL SQL, per Oracle Transact SQL per SQL Server, perché così all'occorrenza posso cambiare il DBMS o lock-in. Non ho mai visto un progetto Stai cambiare. dicendo che ci sono dei linguaggi di interrogazione da database di standard de facto, e invece poi ci sono dei specifici dialetti per interrogare i vari database Che proprietari. però E sono quelli che ti tu... permettono di sfruttarlo al 100%. Esatto, sì, Ok? E esatto. quindi tutte le scelte, il grosso delle scelte che io vedo fare sono fatte o sul levitare lock-in e basta, senza dare un valore
alla esplicita rinuncia però dell'uso delle peculiarità della piattaforma? Il rischio è l'appiattimento, che tutti fanno la stessa cosa nello stesso modo. Innanzitutto, così come fai a differenziarti? Uno. E due, è più o meno come se comprassimo tutti l'automobile e decidessimo di andare con la quarta senza mai mettere la quinta, perché quel pezzo di caratteristica di quell'automobile non ci interessa. Oppure se su un'auto turbo decidessimo di disattivare il turbo perché su quell'altra non ce l'ho, così imparo a guidare un'auto senza il turbo e ovunque vada, anche se l'auto col compressore o col turbo la so già guidare perché lo Però disattivo. Andrea, quello che dici tu è quello che professiamo un po' noi, che tutti dovrebbero essere quasi delle tech company, cioè avere consapevolezza della tecnologia fino a sfruttarla al massimo. Ma su questo, cioè, se c'è una cosa che secondo me Satya Nadella ha perfettamente centrato e colto è che ogni azienda dovrebbe pensare di essere un software shop, una tech company. Punto. Adesso dico una cosa, che adesso ricordiamo che Nadella è CEO di Microsoft, immagino che chi segue questo podcast lo sappia, comunque dal 2014 è diventato CEO. Sì, qualcosa del genere, E recentemente. nessuno si aspettava, o tu avevi dei sospetti che si sarebbe virato verso l'open source? In realtà questa è una cosa che era già stravenuta. Cioè, allora, calma. Interessante questa, perché tu sei più dentro al mondo Microsoft, quindi da te ci tengo a sapere Il questa. runtime, allora, il runtime di .NET, che voglio dire è l'infrastruttura applicativa sulla quale gli sviluppatori Microsoft del mondo dell'ecosistema Microsoft sviluppano dal 2002 ad oggi. L'infrastruttura di .NET è uno standard ISO dal 2003, quindi per intenderci, chiunque potrebbe implementare un runtime .NET per qualunque piattaforma senza pagare una royalty che sia uno Microsoft. Esiste un'implementazione a codice aperto fatta da Microsoft del runtime, non di tutte le librerie, dal 2002, ok? Quindi tu non ti sei stupito nel 2014? Assolutamente no. Io vedevo team tecnici che si muovevano. Io vedevo una disfunzionalità tra la linea comunicativa dell'allora amministratore delegato Steve Ballmer, quello di Linux e un cancro, rispetto a quello che faceva l'azienda, cioè AskNet, quindi le librerie web, sono open source sotto una licenza OSI, Open Source Initiative, dal 2009. 2009 è un po' prima che arrivasse Nadella. Certo. Quindi vuoi dire che, ritornando al discorso, che dovrebbero essere un po' tutte tech company, sai perché ti dico questa cosa? Perché io intervisto gente che, non so, è esperta di contenuto e mi dice: tutti dovremmo essere una media company. Intervisto quelli che si occupano di open source o di community, mi dicono: dovremmo essere come una community. Se intervisto dei CTO, naturalmente loro mi dicono: dovremmo essere come una tech company. Quindi alle volte allora rifletto su queste cose e dico quanto sia vero, ma sicuramente. Se tu costruisci i tuoi asset tecnologici, naturalmente all'interno devi avere qualcuno che ha consapevolezza di come si sta evolvendo, nel bene o nel Sì, male, il settore. guarda, la metto così. Vai, toccala piano. Secondo me, quando prendiamo delle decisioni, dovrebbero essere delle decisioni informate e informate in base a fatti oggettivi. Varie volte a me è capitato di discutere con persone, anche con clienti, sentendomi dire che questa cosa sì, facciamo finta, Node.js, PHP, e questa cosa no, per esempio, AskNet, perché noi utilizziamo soltanto tecnologie open source. E tu gli dicevi, ah, perfetto, fai un giochino, vai, allora Microsoft aveva CodePlex. A un certo punto, prima ancora che l'acquisisse, ma spostarono tutto su GitHub, perché era evidente che CodePlex non stava
non stanno riuscendo a creare la community che serve ai progetti open source. Però io gli dicevo, guarda, tu non devi credere a me quando io ti dico che se il tuo criterio è open source sì, closed source no, allora puoi mettere dentro ASP.NET tra gli open source. Non devi credere a me, devi aprire un browser e andare su l'Oracle Plex e adesso GitHub. Ok, e verifica. Vedi come viene rilasciato il software, vedi quali acquisizioni vengono fatte e più o meno dovresti capire. Certo, però cioè, il punto nel discorso non è che open source meglio o peggio, ma Certo. è se il tuo criterio per prendere decisione è utilizziamo solo tecnologie open e non close. Dovresti essere informato sui fatti e non basarti su un pregiudizio, perché altrimenti la tocco piano, Vai. altrimenti corri il rischio di dire Java sì, perché open source e Java è la tecnologia più proprietaria del mondo. Cioè, Java o usi il JDK esattamente com'è, con tutto quello che ne deriva, o altrimenti. Prova a forcare e a fartelo come piace a te. Ci hanno provato in due, Microsoft e Google, e tutte e due si sono beccate una causa, una da Sun, Microsoft, e per Dalvik, Google da Oracle. Perché quello. Ricordo per chi non è propriamente così tecnico che Java è un linguaggio di programmazione che è stato inventato a Sun Microsystem, che ora non c'è più, che è voluto, diciamo, che Nadella oltretutto lavorava lì, credo. Comunque, per far girare il proprio codice ha una Java Virtual Machine e ovviamente una serie di librerie che è il famoso JDK, Development Esattamente. Kit. La grande promessa di poter scrivere codice una volta sola, nell'ottica di poterlo far funzionare su ogni piattaforma per la quale, quindi Linux, Mac, Windows, vari Unix, perché ovviamente Sun aveva il suo sistema operativo della famiglia Unix, che era chiamato Solaris. E la grande promessa del dire. Siccome tu percepisci come sistema operativo la macchina virtuale Java, se funziona sopra la macchina virtuale, funzionerà su tutti gli ambienti. Ok? Questa cosa è stata scambiata nel tempo più volte per Java una tecnologia open. Java è una tecnologia con sopra delle proprietà intellettuali più forti tra quelle che ci siano sul mercato. E in mano a un'azienda che storicamente, prima Sun, poi Sun è stata acquisita da Oracle, ma un'azienda che comprensibilmente non si è mai fatta scrupoli nell'ottica del rinforzare la propria proprietà intellettuale ove qualcuno l'avesse davvero trattata come tecnologia open, no? Questo Quindi. è quello che intendo io quando parlo nel podcast e dico avere consapevolezza della tecnologia e Bravo. del business che c'è attorno, perché tu dici sempre, quando anche parli di consulenza e formazione, io ti dico cosa è importante tenere in considerazione, ti dico come lo farei io e il perché, giusto? Esatto. Se manca il perché, se non mi dai un perché, io non ti posso credere in generale, a meno che il perché tu non lo possa dire, perché magari a me, per esempio, capita perché sei sotto un accordo di non divulgazione. Faccio un esempio molto puntuale. Io sono uno dei 160 al mondo, due in Italia. Microsoft Regional Director. Ah, solo due in Italia, uno a Sì, e Milano, che sei tu, altro Daniele Bocchicchio, di la cui azienda è di Milano, anche se lui è residente nella bellissima Melfi in e Basilicata. come si spiega che siete solo due, se c'è una spiegazione? Innanzitutto, cos'è un Microsoft Regional Director? Perché così arrivo alla risposta. Un Microsoft Regional Director, innanzitutto, non sono dei dipendenti Microsoft e non possono essere dei dipendenti Microsoft. Director è una definizione orrenda, cioè totalmente fuori contesto. Regional è perché vieni attestato su una regione geografica, che tipicamente è lo Stato, la nazione, quindi nel nostro caso l'Italia. Il Regional Director
ma si spiega meglio andando nel caso su rd.microsoft.com Lo come mettiamo, browser. comunque è un qualcosa, è un riconoscimento, insomma. Allora, sì, è un riconoscimento. In realtà siamo degli advisor dell'executive management di corporation. Cioè, noi siamo in contatto con i vice president di corporation, veniamo, brutto anglismo, scusami, briefati, veniamo messi a parte, a conoscenza delle strategie di prodotto, tecnologia, ma anche di come intendono commercializzare. Hanno in mente come intendono cambiare il licensing di quel servizio cloud, ok? Perché sostanzialmente ci viene riconosciuta la capacità tecnica e manageriale che ci permette di dare feedback su queste scelte strategiche di corporation relativamente a come quelle scelte potranno performare sul mercato che ci viene affidato, che è dove vivi di solito, no? E qui nel nostro caso l'Italia. Certo, loro hanno il potere di fare delle analisi più corpose, probabilmente dicono: guarda, ti consiglio di andare in questa direzione perché a seconda anche la nostra, sappiamo In che realtà hanno. è l'inverso. Ah, è In realtà è l'inverso? l'inverso. Spiegami al Cioè, meglio. torno indietro, così non Vai. violo alcun NDA. A un Certo. certo punto, prima ancora che ci fossero fuori le prime alfa, cose del genere, ci briefano e ci dicono: stiamo pensando di fare SQL Server per Linux. Come la vedete? E tu gli dici: allora, nel mio mercato spaccherebbe perché c'è una clamorosa fame di SQL Server come DBMS senza la volontà di pagare la licenza di Windows Server. E quindi il mio mercato performerebbe benissimo. Oppure dici: no, guarda, nel mio mercato non. E lì non esiste ancora. Tant'è vero che il Regional Director viene nominato in avanti per i 2 anni successivi. Quando vieni candidato, ti viene sostanzialmente chiesto: dimmi perché potresti essermi utile per i prossimi 2 anni. Infatti, quello che mi è venuto in mente mentre mi hai detto questo, mi sembra che sei più utile tu a loro che forse loro a te, non lo so. Beh, in È realtà un rapporto mutuamente win-win? è win-win perché senza violare Certo. NDA, però io conosco tutta una serie di scelte che hanno fatto a livello di roadmap tecnologica, quindi le feature o anche commerciale di vari servizi barra prodotti loro, e pur non potendo violare l'NDA, cioè dicendo: ah, ho intenzione di fare questo, ma posso usare le informazioni che ho per scelte di business, anche consigli nei confronti dei miei clienti. Ma scusa una cosa, si Sì? parla spesso del cimitero di Google sui prodotti, ad esempio, no? Sì. E se invece sul mondo Microsoft, come tutti, avranno i loro scopi, Certo. o loro, come qualsiasi altra azienda, no? Quindi a un Sì. certo punto vedono che lì non ha più senso investire, torneranno indietro. Ti possono dare anche delle soffiate in buona fede, però poi che non si concretizzano. Diciamo che quando ti danno una roadmap, Attengono per un periodo medio-lungo. esattamente, se poi un'iniziativa si rivela un evidente fallimento, questa cosa non avviene overnight, Certo. capito? Cioè, il cimitero, Microsoft ha il suo cimitero, uno dei campi famosi è Silverlight, quella tecnologia simile a Flash, per intenderci. Certo. Silverlight aveva preso trazione, per esempio, come media server. Era utilizzatissimo. L'NBA di basket americano usava, la Rai in Italia usavano Silverlight per lo streaming e non Flash, Mi fai perché ricordare che tempo fa ho intervistato Fabio Biondi, che lui è cresciuto col Flash e sì. ancora
piange il cuore perché ha detto alcune cose che facevo col flash non riesco a riprodurle con le tecnologie di oggi. No, certo. Evoluzione non significa semplicemente migliorare, no? Beh, dipende, dipende. Cioè, lì il problema di flash e di conseguenza quello di Silverlight, perché architetturalmente erano la stessa cosa, architetturalmente. Poi alcune cose venivano meglio all'uno che all'altro e viceversa, ma entrambi avevano un grosso problema, cioè essendo un elemento esterno al sistema operativo e al browser, era difficile contenerne il dispendio energetico. E in un mondo che a un certo punto ha preso la direzione del mobile, non si vedeva la prospettiva di poter dare ai dispositivi lo stesso tempo di vita in batteria, ok, di accensione, comparando browser e basta con dei runtime. Poi hai detto una cosa importante, che sembra che se il browser non può inglobarlo, metterlo nel proprio core, è destinato prima o poi a scomparire, sembrerebbe. Beh, la guerra dei browser... Il supporto, la compatibilità, cose che dobbiamo sempre guardare. Ma i browser sono un terreno di scontro da che esistono, eh? Non è ancora finita la guerra dei... La guerra sotterranea. Pensiamo a Apple che per realizzare il suo browser Safari fa il fork di un progetto open source che già esisteva, non contribuendo a quello. Il suo progetto diventa WebKit. All'inizio WebKit è il motore HTML migliore di tutti, tant'è vero che lo usa anche Google per fare il proprio browser, cioè Chrome. A un certo punto Google però decide di forcare, quindi di fare una sua linea evolutiva separata da quella di Apple, e quindi come si chiama Blink, credo che si chiama adesso quello di Google. Microsoft che faceva il suo, quello di Internet Explorer, e poi Edge, Trident lo uccide per confluire su quello di Google di adesso, cioè ragazzi. È affascinante la storia informatica, infatti mi chiedo sempre perché non venga raccontata, ma anche perché è talmente complessa e c'è delle cose che non emergono se non a distanza di tempo. Però è un peccato perché le cose che avvengono tendono a riavvenire. Questo è quello che in letteratura, il fenomeno dei corsi e ricorsi storici. C'è un autore italiano nel 400, mi sembra, Giambattista Vico, per un periodo di umanesimo, no? E il problema è che le cose sono spesso cicliche, e quindi una maggior conoscenza storica ci aiuterebbe. Ma torniamo a quello che ti hanno detto: decisioni maggiormente informate, dove l'informazione però è un'informazione oggettiva. Noi tecnici, ecco, che quello che io spesso dico nei miei talk, corsi, ma anche in azienda cerco di instillare come principio tutti i tecnici in azienda, un tecnico sul lavoro non ha diritto ad avere gusti personali. I gusti puoi averli quando ti fai il tuo pet project a casa tua con, sparo caso, la Raspberry Pi, gli metti sopra quello che va benissimo, ma su un progetto non hai diritto ad avere dei gusti personali. Tu devi risolvere il problema del cliente, che poi è un partner per noi, nel modo migliore per il cliente, che magari non è quello che lui percepisce come migliore. Gli dovrai far capire perché quello è il modo migliore, ma tu devi fare l'interesse del cliente. È quello che io dico sempre quando cerco la tecnologia, già è difficile di per sé venderla, no? E quando dico la conoscenza, il CTO è un po' raccoglie questo, cioè capisce il landscape, capisce il business come funziona, capisce le tecnologie perché esistono, da dove arrivano, e quindi ti fa prendere una decisione più informata, come hai detto te. Tant'è che mi ricordo che raccontavi anche in altri interventi che hai fatto, che non so, Ajax era stato introdotto da Microsoft, oppure... Ah, beh, non...
Esatto, sì, palleggiano, sì. No? Le tecnologie entrano e escono dalle aziende in maniera che noi poi, chi è più stato più bravo a raccontarla, diventa quasi il padre, no? Ma questo purtroppo, cioè, allora, Microsoft, se guardiamo la storia e corsi e ricorsi storici, Microsoft è la nuova Xerox. Ricordiamoci che Xerox è quella che ha inventato il mouse, l'interfaccia utente a finestre, la rete Ethernet e tante altre cose interessanti. E oggi invece noi pensiamo che l'interfaccia utente grafica l'abbia inventata Apple, ok? Microsoft ha lo stesso problema, tenendo conto che Microsoft ha da storicamente un budget R&D enorme. Microsoft è l'azienda che ha inventato Ajax, tra parentesi, neanche per voler inventare qualcosa di figo, ma perché volevano risolvere il problema. Allora, oggi noi usiamo tutti Gmail. Microsoft, per il proprio server di posta, Exchange, aveva l'interfaccia web tipo nel 98 e loro si erano posti il problema delle notifiche, diciamo, push, cioè nel far sì che all'arrivo di una nuova mail ti apparisse senza la necessità di fare il refresh. Come facciamo? E allora introdussero nel modello del browser, ok, il supporto alla possibilità di fare le chiamate HTTP in background asincrono, cioè Ajax, ok? E per loro era la soluzione a un loro problema e basta. Invece a un certo punto Google ha detto non male questa roba qua, e se ne esce fuori con una feature a impatto su larga scala come la ricerca incrementale, che man mano che nella casella di testo l'autocompletamento è comunque, se ci pensi, si ruba, no? Non si copia, si ruba assolutamente. Ma è giusto, cioè questo è progresso, però intendo dire, spesso la realtà dei fatti, quando la portiamo sul piano prettamente tecnico, è diversa dal piano della percezione. Tutto qua. Sì, io delle volte faccio la battuta e dico sono peggio di Barbero, cioè mi sembra uno storico, no? Vado a rivedere le fonti, vado a rivalutare, delle volte ti vengono delle sorprese inaspettate per chi non era sul pezzo, insomma. Però ti aiuta, o sbaglio, ti aiuta a prendere decisioni migliori. Esatto, e quindi quando diciamo, no, la consulenza, ma è importante il coaching, il mentoring o avere un CTO a fianco, è quello il valore, no? Avere molte più informazioni. Senti, cambiamo un attimo perché altrimenti qua facciamo la puntata, sicuramente sono convinto sarà l'episodio più lungo della storia di questo podcast, però tu alla fine mi piace perché tu ti fai contaminare da molte persone, perché siamo anche il risultato delle persone che abbiamo attorno. Tu hai fatto tante, ti ho visto condividere molto, quindi quello ti permette di crescere anche tanto più velocemente. E ho visto che tu hai fondato UGI.net. Intanto raccontaci un po' questa esperienza brevemente e cos'è. Che ce n'era bisogno, quello. Allora, UGI.net è una community, ok? È uno user group, e questo in tempi di pandemia è già qualcosa di interessante, perché uno user group è quel tipo di community che ha nella mission il far incontrare fisicamente le persone, e adesso non si può. E oltre a essere una community, un user group, è un'associazione no profit. Alla fine, se ci pensi, una volta si chiamavano associazioni, poi i gruppi che si incontravano, user group sulla tecnologia, sì. Poi adesso si parla sempre di community, è tutto fila, no? Sì, fila. Ma infatti, come dire, tante cose delle quali sento parlare adesso... Quello che facevo 20 anni fa. Esatto, sì. Allora, UGI.net è stata fondata il 20 luglio del 2001. UGI.net è entrata nel 20° anno di vita, che compiremo a luglio dell'anno prossimo. Perché ce n'era bisogno, dicevamo, e perché secondo te è così longeva? Ce n'era bisogno perché il mondo tecnico
Allora, che era molto diverso, ragazzi, 2001. Mi fai pensare che l'altro giorno un mio ex collega mi ha detto: ma quella cosa, guarda che sono passati 10 anni nel mondo tech, sono un secolo, non so. Oggi noi siamo abituati alla Google di turno che ti rilascia tutte le preview di Angular o Bootstrap. Tu vai sul sito di Bootstrap, vai, che è una libreria per fare impaginazione di pagine web. Scusatemi, sviluppatori, so che, però è per dare un'idea. Aggiungiamo che Angular, che abbiamo parlato già con Fabio Biondi, è un framework per sviluppare soluzioni single page application o web application. Esatto, se tu vai sul sito di Bootstrap, della libreria attualmente in beta, quindi non definitiva, non solo te la puoi scaricare e l'aggiornano frequentemente, ma c'è anche la documentazione. 19 anni fa, 20 anni fa, i rilasci delle tecnologie preliminari erano molto rari, spesso dati soltanto a degli eletti che per qualche motivo avevano un rapporto col vendor per amicizia, cose del genere. Spesso era un CD masterizzato, documentazione non ce n'era, tutto il fenomeno social non esisteva, esistevano i news group su internet. Quindi dei forum con un loro protocollo particolare che era NNTP, quindi non aprivi un browser con la facilità con la quale oggi vai su un gruppo Facebook. Per scambiare esperienze, il modo più semplice era o le mailing list, quindi delle enormi mail che però dopo un po' diventavano complicate da leggere, proprio da partecipare, oppure incontrarsi, soprattutto su scala locale. Quando le framework.NET, quindi le librerie di Microsoft, arrivarono alla versione beta 2, quindi ancora non rilasciata, io e alcune altre persone sentimmo la necessità, siccome le usavamo, smanettavamo, di dire: ok, creiamo qualcosa di strutturale per incontrarci sistematicamente. Okay. Scambiare esperienze, provare a darci una mano. Questa cosa ha funzionato al punto che noi al momento abbiamo 17.000 erotti iscritti alla community. Ma poi il tempo passa e come si fa a mantenere, dato che i ben pensanti dicono c'è tutto sul web? I ben pensanti dicono che c'è tutto sul web, sì, vero, però bisogna avere il tempo per cercarlo, masticarlo. E invece, Esperienza distillata, dici di là. esatto, invece passare una serata, una mezza giornata o una giornata assieme può essere un clamoroso acceleratore e quindi può essere un ottimo investimento per dire sì, allora da un lato ho perso dal punto di vista produttivo mezza giornata, però il vantaggio che ne sto avendo è molto più elevato. Per esempio, noi stiamo organizzando per il 29 ottobre, quindi io non so nemmeno se questa puntata andrà in onda No, prima no, o molto, molto prima, molto dopo. prima. Ok, noi per il 29 ottobre stiamo organizzando una giornata. Una conferenza virtuale, perché adesso è streaming, Stai parlando di Cloud Days il o... Cloud Day, esatto. Cloud Day si può organizzare in buona parte perché UG.NET ha oramai una mole e una storia che le danno autorevolezza ed appetibilità. Appetibilità vuol dire che, come abbiamo fatto, puoi andare dai vendor. Perché noi abbiamo in agenda speaker di Amazon, Google, IBM, Microsoft e MongoDB. Li ho messi in ordine alfabetico. Ok? Quindi diciamo che un po' meno dell'agenda deriva dai vendor, porta il punto di vista del vendor, ognuno parla della propria offerta cloud. Poi, e qui, visto che si parla di scelte e strategia delle scelte, poi quello che io ho fatto. Sono andato dai lead delle community Azure Meetup Milano, AWS User Group Italia, AWS
e il Google Developer Group Cloud Milano, a tutti e tre, a tutti, ho detto, per favore datemi una mano a veicolare la call for paper nelle vostre community. Ognuno dei lead di tutte queste tre community terrà un talk più la call for paper. E quindi abbiamo i vendor, le community inteso come i lead, i founder, che portano sia il punto di vista community anche dal punto di vista della vision, e poi la community in the wild, chiunque abbia diritto alla call for paper. Questa cosa la puoi fare perché il vendor sa che tu porti un audience e loro vogliono impattare su un audience. Gli speaker, perché vogliono, gli speaker sono delle prime donne e vogliono andare nel contesto quello un po' più figo, ok? Questa cosa la può fare UG.net e a questo punto la deve fare UG.net, e la deve fare dicendo che UG.net si deve distinguere per l'organizzazione o la co-organizzazione, anche unitamente altre community, di quegli eventi, community più piccole o più isolate non potrebbero riuscire a fare. Quindi noi facciamo il Cloud Day, noi facciamo da soli, in collaborazione con facciamo assieme ad Aspitalia, che è un'altra grande community, facciamo i Community Days e la conferenza, la AI Conference sull'intelligenza artificiale. Assieme a Dev Marche facciamo gli Accessibility Days, perché crediamo... Ne parliamo degli Accessibility Days. Ok, quindi... Ho visto che questo è, quindi la longevità è data dalla vostra attività alla fine, che è sempre, non è venuta meno negli anni, e dall'audience che è rimasta, esatto, compatta. Allora, mettiamola così, diciamo che se quello che facessimo noi fosse prettamente tecnologico e molto focalizzato anche su una tecnologia ristretta, non saremmo più vivi, perché quello è il mestiere che deve fare e può fare benissimo Fabio Biondi, ok? È Fabio che nelle sue live, nella sua offerta, può essere l'offerta più efficace, quindi anche più attrattiva per, che so, sviluppo front-end web, punto. Sì, è bello che tu dici, io mi concentro dove posso essere più efficace. Esattamente, dove creo più valore, quel valore che iniziative con meno massa, meno audience e meno storia non potrebbero creare. Ok, allora lo faccio io, così mi distingo. E questo riesce a creare grandi, grandi eventi. Invece poi hai bisogno anche dell'intimità che si aveva una volta in un user group, e c'è questa cotoletta. Dici un po'. La cotoletta, sì. Allora, l'intimità... Se qualcuno, come è sottoscritto, può partecipare alla cotoletta, no? È un circolo chiuso, cos'è? Questo è un problema di scala. Allora, l'intimità noi ce l'abbiamo su due livelli. Livello 2 la cotoletta, adesso ci arriviamo. Il livello 1 è, lo facciamo assieme a CodeMotion, sono gli aperitech. Sì. Gli aperitech, adesso webcast per ovvi motivi, altrimenti è un meetup serale, ci incontriamo, numeri più bassi, dopo si va a cena, chi vuole, e torni all'intimità. Ovviamente l'aperitech è uno, massimo due talk, ok? Quindi se è uno si può anche arrivare un'ora e mezza, se sono due, 40-45 minuti, qualcosa del genere, ed è un ritorno alla intimità. E poi c'è la cotoletta. Anche perché, scusa se ti interrompo, tutti hanno capito che bisogna fare grandi eventi, poi ritornare piccoli, ridistribuirsi, rifare un merge di tutto. Infatti mi ricordo che CodeMotion era nato dal Java Day. Assolutamente. Poi dopo ha capito che però doveva tenere sotto controllo un territorio con le sue differenze, e comunque doveva andare a vedere i leader, i piccoli gruppi e anche l'organizzazione degli aperitech e chi è nel territorio che è attivo. Assolutamente, ma allora
con Motion, la mia... Hanno capito già loro all'epoca che sì, certo. L'onboarding, il recruiting, la formazione e tutto era molto legata agli eventi. C'era... Certo, ma stiamo parlando, cioè, voglio dire, in rigoroso ordine alfabetico, ma Chiara e Mara, non rispetto di più, cioè proprio... Boh, posso rivedere la mia posizione etica sulla clonazione, forse, capito? Vabbè, non perché... ci perdiamo. Allora, la cotoletta, no, vai. No, la cotoletta. La cotoletta è una serie di incontri si organizza estemporaneamente in sede da noi. Adesso che non abbiamo più una sede, probabilmente comincerà a essere o distribuita oppure nella nostra piccolo spazio al Talent Garden a Milano, dove storicamente si sceglie un argomento, quindi è capitato raccolta di requisiti, Ruby on Rails, sviluppo funzionale, è quello che si cerca di fare, negoziazione, quello che si cerca di fare è di avere una persona che abbia una esperienza importante su quel tema, negoziazione per esempio, abbiamo invitato Jacopo Romei. Certo. Per lo sviluppo funzionale Gabriele Lana. Chiaro. Ok. I soliti noti, chiamo. Ed essere in 6 o 7, ok, quindi le persone che possono stare in una sala riunioni, chiacchierare. Ne vengono fuori delle serate molto interattive, spesso anche con delle discussioni forti, ed è molto intimo. Si chiama cotoletta perché poi tipicamente, svolgendosi a Milano, si esce e si va a mangiare la cotoletta. E quindi la prima volta che partecipi, per esempio, tipicamente non ti è nemmeno permesso di scegliere cosa ordinare. La prima volta è la cotoletta. Quindi ho capito che per inserirsi in questo gruppo uno deve chiamare uno per invito. No. Per inserirsi in questo gruppo, questa roba viene organizzata sullo Slack di UG.NET. Ah, wow. Quindi uno si iscrive alla community UG.NET. C'è una selezione ferrea, insomma. Poi viene sullo Slack, si fa conoscere e... Per meriti, diciamo. Allora, il punto è che si prova, dato l'argomento, ad avere una composizione che sia funzionale a far diventare quella serata una bella serata utile, importante per tutti. Caste non esistono. Sembra quasi un mastermind. Sì, qualcosa di attinente, qualcosa. Possiamo definirlo in questo modo. Cioè, ci è capitato, per esempio, una volta è capitato che avessimo in sede da noi per un paio di giorni un cliente che era da noi per un workshop, non era per un workshop, era per uno stato avanzamento lavori in un progetto che stavo sviluppando per loro, e allora organizzammo una cotoletta dedicata alla raccolta di requisiti, fare analisi, dove invitammo anche lui, un cliente, perché era importante che noi tecnici comprendessimo quanto invadente sia per un cliente doverci dedicare il tempo per le nostre domande, cose del genere, perché noi tendiamo a dare per scontato dai, io ho bisogno di questa cosa, se gli mando una mail di telefono mi deve rispondere, no? Beh, anche lui ha una vita professionale e deve incastrare il tutto. Per chi fosse interessato, faccia vita di community. Cioè, ci si iscrive a UG.NET, è un'associazione no profit. Facciamo un esperimento, dopo metteremo il link alla descrizione del podcast e vediamo se assolutamente uno avrà mai l'onore di prendere parte a una cotoletta. Che mi fa ridere che ho intervistato Alessio Fattorini, che loro... Net server, il loro prodotto, sì, al pricing con nomi di cibo. Poi qui è una specie di mastermind che ha il nome di cibo, e visto altri meetup che mettono nei loro loghi il cibo, ritorna un po' della nostra italianità. Vabbè, Google è andata avanti quasi 10 anni a dare ad Android il nome di dolci, quindi... Bravi. Lì siamo, io ti ho sempre detto che in questi eventi
il forte lo diamo, la parte forte la diamo quando andiamo a tavola. Assolutamente. Senti una cosa, invece, una doverosa notazione. Io quando posso do sempre un contributo, almeno raccontando cos'è l'Accessibility Days, che so che a te ci tieni particolarmente. Perché prendi parte a questo evento? Perché lo aiuti ad organizzare? E da cosa nasce? Qual è la cosa a cui tieni di più? E se questa cosa è solo una cosa così che uno fa quasi per come una forma di volontariato, cioè non voglio aprire un vaso di Pandora. No, non è un vaso di Pandora. Accessibility Days è un evento che è importante che esista, perché è importante, perché l'inclusione è un tema centrale, non di questi tempi, semplicemente ultimamente se ne parla di più. Però mio padre era sordo, perché per rimozione in cui il martello e staffa in entrambe le orecchie per otite fulminanti, mio padre non poteva sentire, mio padre non aveva il senso dell'equilibrio. E questo da un'età in poi oppure sin da... Questo dai 30 anni in poi. Oh, ok. Era già padre, diciamo, quando... Sì. Ok. Quindi questo ti ha sensibilizzato ancora di più? Mi ha dato un punto di vista un po' più informato. Mettiamola... Torniamo all'informazione. Esattamente. L'informazione e l'ispirazione, perché mio padre, parlando fino agli anni 70, aveva degli occhiali a conduzione ossea che gli permettevano di sentire i rumori, i suoni, quando non erano a volume troppo basso o troppo alto. Un concerto, no. Tieni conto che io vivo di concerti, ok? Sì. Chi non ti conosce non lo sa che hai abbastanza un pallino in quella direzione. Io ho un pallino enorme, i Depeche Mode ovviamente, diciamolo. È un grandissimo amore per la musica. Io sono riuscito recentemente ad andare a vedere Distanziato, eravamo quattro gatti distanziati, la PFM che interpretava De André, cioè clamoroso. Abbiamo detto tutto. E quindi tornando all'Accessibility Days, la situazione di tuo padre è questa, ha permesso ancora di più di entrare. E mi fa dire, dai, se a fine anni 70, con la tecnologia di allora, tutto sommato, qualcosa si poteva fare per permettere almeno a una persona non udente di avere una conversazione normale come quella che stiamo avendo io e te, siamo nel 2017, 18, 19, 20, con la tecnologia che abbiamo si deve fare di più, e quindi la mia idea è, quindi quando se ne parlò inizialmente con Sauro Cesaretti del Movimento Italiano Cecchi e Stefano Ottaviani del Marche, aderì entusiasticamente. Perché? Perché per organizzare una cosa del genere, tra le varie cose, serve capacità di organizzare degli eventi, e fortunatamente questa cosa Ugidotet me l'ha data, banda per poterli comunicare, e la newsletter Ugidotet mi permette di comunicare ogni anno a 17.000 e passa persone che si organizzano, motivazioni personali più la consapevolezza di poter contribuire fanno sì che, come ho sempre detto a loro due, qui la sto per toccare piano, però è davvero come la penso io, non è che uno è una brava persona perché fa questa cosa, sarei uno stronzo se, avendo gli strumenti per poterlo fare, non lo facessi. E quindi, almeno di essere uno stronzo, provo ad evitarmelo. Passi la palla a chi vuole sentire, insomma. Ma no, non la passo a nessuno. Cioè, veramente, è come la vivo io. No, io suggerisco di andarci, perché a parte quest'anno che è stato ovviamente online, però è un'occasione per capire che, al di là che c'è anche un aspetto di business, naturalmente, per chi è interessato al business, ma c'è anche soprattutto la possibilità di vedere in profondità una tecnologia e capire che una tecnologia è pensata dalle persone, per le persone, quindi è veramente un viaggio interessante, non solo come persona, ma anche come quella che dicevamo prima, essere informati, è veramente
una cosa, vale la pena, è un'esperienza veramente. E hai detto una cosa interessante sulle community, spostandoci un attimo, che molti dicono che facendo community vanno a sviluppare delle soft skill che altrimenti nel loro ambiente di lavoro non potrebbero o non avrebbero modo di sviluppare. Qui ti ritrovi? Sì, assolutamente, Cioè, noi abbiamo un esempio piuttosto noto in Italia, una persona fantastica, un grande professionista, si chiama Lorenzo Barbieri, lavora per Microsoft. Stai citando tutti quelli che ho intervistato, quindi okay. non ci siamo messi d'accordo. No, assolutamente. Allora, Lorenzo, credo fosse il 2006, gennaio 2006, se ricordo bene, o giù di lì, venne al termine di un talk a un evento UG.NET a dirmi io voglio tenere sessioni in questi eventi. E io gli dissi sì, va bene, perfetto, comincia a scrivermi dei contenuti tecnici e delle news per il sito UG.NET e poi ne parliamo. E gli dissi perché se tu non riesci a costruire un percorso didattico rispettando le propedeuticità, quando sei da solo, a casa, hai tutto il tempo che vuoi, non hai la pressione del live, se ti metto davanti a 100 persone, 200 persone, perché questi sono i numeri che facciamo tranquillamente nella nostra storia con UG.NET, ti è capitato di fare eventi da 500 persone, tu vai in pappa. L'ho fatto, poi ha iniziato a fare gli eventi e oggi non solo è uno speaker affermatissimo, ma tiene addirittura corsi di public speaking. Per cui sì, la community anche a me ha insegnato tantissime cose, a gestire meglio i conflitti e sto ulteriormente imparando, perché in community si litiga, non si va, esattamente come nella vita, come in azienda. È una lotta. Sì, cioè la community non andrebbe vissuta come vado a seguirmi il talk frontale, ascolto e poi me ne vado. Cioè, se vuoi fallo, No, significa ritornare a scuola, significa. Esatto. Ma senti una cosa, ti ho sentito una volta dire, poi andiamo in chiusura, che io sento tanti marketer in giro e poi ho sentito la definizione di marketing che hai dato tu. Cioè tu hai detto... il marketing, secondo me, il time to market è il feature set e l'audience. E allora mi ha colpito che tu avessi così chiaro cosa fosse il marketing, che posto ha il marketing e se ti ritrovi in quelle parole che avevi detto. Sì, ma allora, per esempio, io come tecnico non sono uno di quelli che demonizza il marketing. Esatto. Assolutamente. Cioè, il comprendere che esiste una necessità già palesata o latente, o il comprendere che quella esigenza, quell'opportunità esisterà lì dove lì è una combinazione di in quel punto, in quel momento, è una capacità pregevolissima che, tra parentesi, permette anche di raccogliere quei soldi dal mercato, perché vendi i prodotti che pagano noi gli stipendi. Quindi occhio a demonizzare, mi ci ritrovo e considero che esattamente come loro non dovrebbero, cioè, se pensiamo a Us and Them di Pink Floyd, no? Ok, allora loro non dovrebbero pensare che il nostro è il lavoro da ragazzi da scantinato, cioè che non è vero. Cioè, il problema è Independence Day, il film, no? Dove con la chiavetta USB infilata nell'astronave aliena mettono il virus che è stato codato in 5 minuti e vinciamo, e invece no, le tecnologie sono incompatibili tra di loro, a scrivere codice serve tempo prima che si vada a pensarlo, quindi loro non devono pensare che noi siamo ragazzi da sottoscala, però noi non dobbiamo pensare che loro siano inutili o il male. Allora, prima di chiederti dei riferimenti, come trovarti online, perché ovviamente potremmo stare qui le ore, soprattutto capisco quando ti ho portato quasi al limite, perché incominci a fare citazioni più colte della tua cultura generale, però tu hai detto in un episodio che vorrei citare
adesso incomincio a citare anche Andrea Saltarello, le cose non si prevedono ma succedono, ma succedono perché noi le facciamo succedere. Bam. Ah, ok. Sì. Allora, in realtà la prima parte è una citazione a una canzone dei Ritmo Tribale, che mi ha colpito tantissimo. La citazione in citazione. Esattamente. Siamo diventato un meta-talk, questo, una meta-chiacchierata. Però è vero, noi facciamo succedere le cose. Tutto quello che abbiamo raccontato è un po' la sintesi di questo. Se quello assolutamente. Che... E allora ci metto la frase dopo di quella canzone, e ci trasformano per necessità. Pensa che è grandiosa se ci pensi, perché le cose succedono e ci trasformano per necessità. Dopo questa non vorrei aggiungere altro, ma voglio che le persone sappiano dove trovarti online. Andrea, se puoi darci qualche riferimento. Beh, LinkedIn sicuro. Cioè, Andrea Saltarello. Andrea Saltarello su LinkedIn. UG.net, poco Twitter perché io sono più un lurker, ma posto molto poco su Twitter, quindi direi LinkedIn e UG.net, entriamo in contatto, rimaniamo in contatto, e UG.net gli eventi, troviamoci, sentiamoci. Va bene, grazie ancora Andrea, appunto. No, grazie a te. Grazie a te per avermi chiamato, avermi voluto, per quello che stai facendo, perché è molto bella questa iniziativa, per cui grazie. Speriamo di un po', suona un po' politico, però di unire le forze nel settore IT. Oh, guarda, molto volentieri, qui si aprirebbe un tema ulteriore, quello della collaborazione, se vuoi sta. Un'altra volta. In futuro ne parleremo, sicuramente ne parleremo. Molto, molto volentieri, grazie ancora. E alla prossima. Alla prossima, presto. Ciao e ciao a tutti. Ciao.